anche quest'anno il risultato è molto buono, ci sono 52 imprese, il progetto è di oltre 1.300.000 euro e in questi 8 anni il progetto complessivamente ha comportato degli interventi, fra quello che è l'intervento attraverso la regione 50% degli imprenditori, di oltre 7 milioni di euro, quindi è una cifra molto importante, tutta dedicata alla promozione del settore vitivinicolo, che quindi al di là della compartecipazione regionale è significativo l'apporto degli imprenditori privati attraverso risorse proprie. I mercati che sono stati definiti quest'anno sono gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, il Giappone e il Canada. È un format, è un modello vincente. Se c'è una continua adesione che ormai negli ultimi anni supera le 50 imprese, vuol dire che il modello è utile alle imprese stesse. Accanto al progetto CM Vino c'è tutta un'azione che viene fatta in parte dalla Camera ma anche in parte dalla Regione e più delle volte la si fa sempre congiuntamente. Il settore agroalimentare, dove lo scorso anno, quest'anno ci ha visto con quell'azione molto importante negli Stati Uniti, nella presenza Italy e quant'altro. Sappiamo benissimo quanto sia fondamentale per l'economia della nostra regione l'agroalimentare, in particolar modo il settore vitivinicolo. Proprio oggi come Unione Regionale delle Camere di Commercio abbiamo presentato i dati previsionali e congiunturali del trimestre passato e previsionali del trimestre futuro. E devo dire che il settore vitivinicolo è uno di quelli che ha le performance migliori, pur con tutti i problemi che anche tu stai seguendo, perché sono i processi anche di unificazione dei consorzi, dell'immagine.